Il nostro meraviglioso borgo si impreziosisce di una passeggiata importante e siamo molto felici perché già il borgo rappresenta per la città un posto incantevole e che ha un'attrattività turistica notevole. Con questa passeggiata appunto andiamo ad ampliare l'offerta e quindi rendiamo ancora più fruibile questo meraviglioso spazio. E la nostra amministrazione da subito ha puntato sul borgo quale sede appunto di eventi e ma anche di situazioni turistiche e quindi oggi davvero c'è da gioire. Speriamo di poter continuare oltretutto, perché la nostra idea è quella di continuare questa passeggiata regalando un altro tratto di spazio nel futuro da fruire per turisti e cittadini. È un'opera che contribuisce a valorizzare questo borgo che già è molto bello e molto attraente. Con questo ulteriore tratto di passeggiata, diciamo, per noi rappresenta un ponte verso l'altro lotto che si andrà a realizzare nei prossimi mesi, nel prossimo anno, affinché poi tutta la circonvallazione, tutto il belvedere può essere utilizzato e fruito, come vedete, godendo di un panorama eccezionale. Ho avuto modo di frequentare questa zona anche nello svolgimento dei lavori che ci sono stati e devo dire che forse siamo noi a viverla un po' poco, però c'è tanta gente che viene qui anche la mattina, viene a fare un po' di attività sportiva. Sì, certamente va valorizzata ancora di più. Questo intervento va in quella direzione, un intervento importante per un finanziamento ottenuto dalla Regione Abruzzo di 1 milione di euro che oggi vede la sua conclusione e viene riconsegnato alla città.